Vediamo gli accordi che incontreremo in questo brano musicale. Avremo l'accordo di Re maggiore, perché inizia da adesso, lo prenderemo così. Primo dito, terza corda, secondo tasto. Secondo dito, prima corda, sempre secondo tasto. E il terzo dito lo mettiamo nella seconda corda del terzo tasto. Accordo di Re maggiore. Poi avremo l'accordo di Re 4, detto Resus. Sempre con la stessa posizione di Re maggiore, metteremo il quarto dito sotto nella prima corda del terzo tasto. Re la Re Sol, Sol la quarta di Re. Poi avremo l'accordo di La maggiore, primo dito, quarta corda, secondo tasto, secondo dito sotto, terza corda, sempre secondo tasto, terzo dito sempre sotto, seconda corda, sempre secondo tasto. Accordo di La maggiore. Praticamente fate un piccolo barré con le tre dita e li posizionate dalla quarta corda fino alla seconda del secondo tasto, così. Poi avremo l'accordo di Sol maggiore, primo dito, quinta corda, secondo tasto. Secondo dito, sesta corda, terzo tasto e il terzo dito lo metterete sotto nella prima corda del terzo tasto. E poi incontreremo un accordo di Si minore che lo incontreremo nel ritornello e lo prenderemo così. Faremo il barré col dito 1, secondo tasto. Poi metteremo il terzo dito nella quarta corda del quarto tasto e il quarto dito sotto, terza corda, sempre quarto tasto. E il secondo dito lo metteremo nel terzo tasto della seconda corda. Vediamo la ritmica della prima battuta dell'introduzione. Prendiamo l'accordo di Re maggiore e daremo tre pennate, una all'ingiù, una all'insù e una all'ingiù. Seconda e terza pennata verranno date più veloci, così. Poi la quarta pennata la daremo verso l'alto, però metteremo il quarto dito nella prima corda del terzo tasto. Resus, Re 4, così. Proviamo questo. Poi portiamo il braccio verso il basso, pronti per dare una pennata all'insù. Ma prima di dare la pennata prenderemo l'accordo di La maggiore. Le pennate saranno tre, una all'insù, una all'ingiù e una all'insù. E questa è la prima battuta, suoniamola lentamente. A tempo uscirà questo. Avendo visto la prima battuta, tutte e quattro le battute, perché l'introduzione dura quattro battute, verranno suonate uguali. Suoniamo le quattro battute dell'introduzione. Vediamo la ritmica della prima battuta del canto, che comunque il canto inizierà il levare della quarta battuta dell'introduzione. Allora, prima battuta del canto, accordo di Re maggiore, le pennate saranno comunque uguali alla prima battuta dell'introduzione. La cosa che cambierà è che in questa battuta avremo solo l'accordo di Re, accordo di Re 4 senza il La maggiore. Così, Re maggiore, pennata all'ingiù, su e giù. Poi su con la notina Sol, Re 4, poi portiamo il braccio verso il basso e diamo tre pennate. Su, giù e su. Lentamente. Questa è la prima battuta del canto. Nella seconda battuta avremo due accordi. Accordo di Sol maggiore, che lo suoneremo così. Pennata all'ingiù, poi su, giù e su. E poi accordo di La maggiore. Le pennate uguali come l'accordo di Sol, così giù, su, giù e su. Suoniamo la seconda battuta. La maggiore,
Terza battuta verrà suonata come la prima battuta. La suoniamo, andiamo avanti. Invece nella quarta battuta suoneremo l'accordo di Sol, pennata giù, poi su, giù e su, poi scendiamo il braccio verso il basso, prendiamo l'accordo di La maggiore e daremo tre pennate. Su, e su. Suoneremo così la quarta battuta. E questo è il primo fraseggio, che poi comunque i fraseggi saranno suonati tutti uguali musicalmente. La cosa che cambierà saranno le parole. Adesso io proverò a collegare tutta l'introduzione, così vedremo dove parte il canto, con il primo fraseggio. Adesso proviamo a cantare a tempo l'introduzione con tutta la prima parte. Vediamo come suonare la ritmica del ritornello, che è composto di sette battute. Nella prima battuta avremo l'accordo di Re maggiore, suoneremo tutte pennate all'ingiù, così. 1, 2, 3, 4. Seconda battuta avremo l'accordo di Sol maggiore e La maggiore, due accordi abbiamo. Suoneremo così. 1, 2, 3, 4. Terza battuta Re maggiore. Quarta battuta avremo l'accordo di Si minore, lo suoneremo così, pennata all'ingiù, poi su, giù e su, e poi ancora giù, su, giù, su. Quarta battuta lentamente. Quinta battuta, accordo di Sol maggiore. Giù, su, giù, su, portiamo il braccio verso il basso. Su, giù, su. Quinta battuta lentamente. Sesta battuta uguale come la quinta, solo che abbiamo l'accordo di La maggiore. Settima battuta, dove chiude con mondo, sarà suonata come la prima battuta dell'introduzione, così. Il canto del partirà nel secondo movimento della prima battuta, cioè dopo che abbiamo dato due pennate, così. Dimmi come fai a dire che tu credi in questo vecchio pazzo mondo. Finito il ritornello, ci saranno 5 battute di intermezzo per agganciare la seconda parte. La prima battuta la conosciamo già, la suoniamo. Seconda battuta, accordo di Sol maggiore. Giù, su, giù, su, giù, su. Terza battuta uguale con l'accordo di La maggiore. Giù, su, giù, su, giù, su. Quarta battuta è come la prima. Quinta battuta è come la prima. E qui comincia la seconda parte. Adesso proviamo a suonare l'intermezzo e agganciamo la seconda parte. La seconda parte il canto comincia in battere, non in levare. Ciecamente ne credevi me che ero il tuo amico.
eccetera. Io direi che per questo video può bastare così. Proviamo a cantarla tutta.